luogo nell'area della Bagnoli Futura per la commissione urbanistica, presieduta da Carlo Iannello, utile a fare il punto dello stato di avanzamento dei lavori. La delegazione, composta dai consiglieri Caiazzo, Coccia, Lebro, Luongo, Moxedano e Troncone, è stata accolta dal presidente della società di trasformazione urbana, Riccardo Marone, e dal direttore generale, Mario Hubler. La visita si è concentrata in particolare sul centro integrato per i servizi al turismo, sul parco dello sport e sull'acquario tematico. A maggio, infatti, è stata effettuata la visita di collaudo finale del Bagnoli Hub, la prima struttura dell'area occidentale dedicata al leisure, al benessere, alla cultura e all'intrattenimento. Contiene un auditorium da 300 posti, un centro benessere di oltre 7.000 metri quadri, un parcheggio per 600 posti auto e piazze pedonali. La commissione si è poi spostata in via Leonardi Cattolica per visitare il parco dello sport. L'opera, completa al 90%, si estende per 30 ettari, dove si possono svolgere attività sportive e ludico-ricreative, tra le quali calcio, rugby, tennis, pallavolo, atletica leggera, mentre sulla circonferenza esterna si snodano piste ciclabili. L'acquario tematico, ultima tappa del sopralluogo, è stato realizzato nell'ex impianto trattamento acque, in uno dei siti di archeologia industriale vincolati. La struttura, in fase di collaudo, è dedicata alle tartarughe marine e avrà funzione scientifico-didattica ed espositiva.